Buongiorno, innanzitutto i miei ringraziamenti a tutti voi che avete colto il nostro invito, ringraziamenti anche ai colleghi presenti, in particolare ai colleghi di cultura Gaetano Amato, Susanna Cherchi, ma anche alla collega Di Lauro e alla collega Scari che con noi comunque hanno lavorato alle proposte per la scuola che oggi vi presentiamo. Ringraziamento alla già sottosegretaria all'istruzione Floridia, ovviamente. Ringraziamenti al Presidente Conte che con la sua presenza qui ribadisce quanto scuola e istruzione sono fondamentali per il Movimento 5 Stelle. Perché siamo qui? Siamo qui per un motivo ben preciso. Secondo noi è a rischio il diritto allo studio. Con il caro scuola, non solo libri, il caro scuola che è chiaro, l'abbiamo tutti percepito, sappiamo tutti le difficoltà che ci sono state. Sta rischiando, anzi sta minando una delle fondamenta principali del nostro Stato democratico. Siamo in emergenza, possiamo parlare di emergenza, perché le famiglie in difficoltà sono tante, la spesa per un singolo studente può arrivare per una famiglia anche a 1.200 euro, non solo libri, lo ripeto, che hanno avuto un aumento, un incremento anche fino al 15%, ma tutto il materiale didattico. Insomma, una fetta sempre più grande della popolazione rischia di essere estromessa da una corretta istruzione. E non parliamo ormai solo delle famiglie più povere, ma inizia ad essere in difficoltà anche la classe media. Insomma, la scuola sta rischiando di diventare un bene di lusso e assolutamente non possiamo permetterlo. Era prevedibile perché dopo il caro carburanti, il carrello della spesa schizzato alle stelle, i mutui, l'allarme era chiaro per tutti, tranne sembra che per questo governo. Gli allarmi li abbiamo lanciati noi, le associazioni di categoria, abbiamo presentato i mesi scorsi queste proposte di legge che dopo la collega Olrico vi illustrerà. Partiamo ovviamente da dei dati sulla scuola in generale, sull'istruzione, anzi che sono comunque disarmanti, lo sappiamo. L'Italia investe solo il 4% del PIL contro una media europea che arriva al 5%. Anche su dispersione scolastica arriviamo quasi al 13% contro un 9,7% dell'Europa. Se poi prendiamo il Sud si arriva addirittura al 15%. Per adulti poco istruiti superiamo il 37% contro il 20% dell'Europa. Insomma, siamo tra gli ultimi in Europa su troppe cose, anche sullo stipendio dei docenti. È necessario quindi invertire la tendenza, questo dobbiamo fare. Aumentare gli investimenti per raggiungere la media europea come percentuale del PIL. E lo sappiamo dopo anni di tagli che ha subito l'istruzione, a partire dalla madre di tutti i tagli che fu la riforma Gelmini, con i governi a guida Giuseppe Conte si era tornati ad investire. Direzione che non vediamo però in questo governo a guida Meloni. Anzi, se escludiamo spesso, se teniamo fuori investimenti del PNRR, spesso dopo ci troviamo il nulla, il vuoto e non va bene. Anche questo anno scolastico parte con forti criticità. Pensiamo al dimensionamento scolastico che approfondiremo dopo, ma semplicemente non si è riusciti, il ministro Valditara non è riuscito a far partire neanche i bandi di concorso per i docenti e partiamo quindi con 200.000 supplenti e con problemi soprattutto sul sostegno. Ma delle tante chiacchiere, delle tante cose dette dal ministro Valditara, per noi mancavano dei termini fondamentali, dei concetti fondamentali, e sono proprio quelli del diritto allo studio, del welfare studentesco. Non li abbiamo proprio sentiti. Ma noi abbiamo la piena consapevolezza, è ovvio che non si può chiedere ovviamente solo alla scuola di risolvere tutti i problemi di una società complessa, dobbiamo iniziare a parlare, e lo stiamo facendo, di un ecosistema educativo, dei patti di comunità tra scuola, famiglie, parrocchie, associazioni ed enti locali. Ma una cosa però deve essere chiara e fondamentale, un concetto fondamentale, è che eventuali condizioni di svantaggio sociale ed economico di una famiglia si ripercuotono inevitabilmente sulla vita formativa dei propri figli. Se una famiglia è povera, nella maggior parte dei casi, molto probabilmente i problemi si riversano sui figli a scuola. E le soluzioni che stiamo vedendo promosse da questo governo non ci convincono affatto perché sembrano basate quasi esclusivamente sul concetto di posizione, di punizione.
o del fantomatico merito che poi è rimasto abbastanza fumoso, lo chiedi a voi, alla fine abbiamo capito che cosa intendevano per merito. Si è fatto confusione tra i concetti di umiltà e umiliazione da parte del ministro Valditara, così come tra autorevolezza e autorità. La nostra idea di scuola invece va in una direzione opposta, la nostra idea di scuola pubblica, statale, per tutti. Riportare innanzitutto al centro la persona, la sua formazione come innanzitutto cittadino, alimentare il sapere critico e consapevole, che poi, diciamocelo, è quello che ti porta ad avere anche un successo lavorativo, non solo seguire esclusivamente le logiche di mercato. Da questo governo al momento invece sembra che tutte le soluzioni siano punire i bulli, anziché poi in realtà fornire dei strumenti veri alle scuole che vanno ad attaccare il problema alle radici. Così pure in questi giorni l'abbiamo sentita la questione del voto in condotta, che presa da solo così è un po' fumo negli occhi, perché poi non va a agire sui veri problemi. E se si inizia a diffondere l'idea che la scuola è come se fosse una trincea in lotta tra studenti e docenti, un campo di battaglia, il rischio è proprio che si va nella direzione opposta, ovvero si allontanano le famiglie e gli studenti dallo Stato e non li si avvicina. E le nostre proposte di legge vanno proprio in questa direzione. Abbiamo ascoltato gli studenti e siamo partiti proprio da quello. E quindi parleremo di dote educativa, comunità educanti, classi pollaio, che come commissari della Commissione Cultura del Movimento 5 Stelle abbiamo elaborato, ma anche di educazione affettiva e sessuale, importantissima in queste fasi dopo quello che abbiamo sentito, con una proposta di legge a firma della collega Scari, ma così come la necessità di avere una vera assistenza psicologica sia nella parte di scuola che di università, con le proposte di legge della collega Di Lauro alla Camera e Pirro al Senato. Passo ora la parola alla collega Orrico, che ci illustra il lavoro che abbiamo svolto. Grazie. Grazie al collega Antonio Caso, buongiorno a tutti. Io aggiungo alcuni dati che diciamo ci hanno spinto ancora di più ai ragionamenti che hanno prodotto le nostre proposte sul tema scuola. E parto da questi dati. 1.400.000 minori nel nostro paese vive in povertà assoluta. Questo significa che sono bambini che non riescono a consumare regolarmente i propri pasti, non riescono ad acquistare i libri di scuola, non sono mai entrati in un museo, non hanno mai visto un film al cinema. 2.000.000 e 2 sono i minori in povertà relativa, cioè sono bambini, ragazzi che vivono in famiglie, che quando la contingenza economica diventa stringente fanno difficoltà ad acquistare libri e cancelleria per andare a scuola, sicuramente rinunciano a portare i propri figli al cinema o al museo. A questo si aggiungono alcune recenti indagini che ci dicono che se una famiglia, quando una famiglia diciamo cresce i propri figli e li manda a scuola da zero fino alla laurea, può spendere da un minimo di 56.000 euro a figlio fino addirittura a superare i 170.000 euro a figlio a seconda del percorso scolastico e formativo che si decide di fare. Le nostre proposte, come diceva il collega Antonio Caso, sono il frutto di un ragionamento che abbiamo fatto non solo all'interno delle commissioni cultura e istruzione di Camera e Senato con i colleghi di affari sociali, di giustizia, ma anche con il comitato tematico istruzione e cultura del Movimento 5 Stelle di cui faccio parte. Sono delle proposte che vogliono innescare un'inversione di tendenza nel dibattito e nell'azione delle politiche pubbliche dedicate all'istruzione, che veda il diritto allo studio e i nostri ragazzi e le nostre ragazze al centro degli investimenti, che è quello che dovrebbe fare il nostro paese su un tema come quello dell'istruzione, che viene sempre di più visto come la sanità in chiave aziendalista e si sta trasformando da diritto in privilegio. Per questo proponiamo, avanziamo tre strumenti fondamentali. Innanzitutto l'istituzione di una dote educativa. 500 euro per ogni bambino, per ogni ragazzo che frequenta la scuola all'interno di ogni famiglia fino a una soglia ISEE
di 45.000 euro, una dote educativa che serve non solo per acquistare i libri di scuola, ma anche la cancelleria e per svolgere tutte quelle attività che fanno parte del corollario della formazione dei nostri giovani, attività sportiva, attività culturale, attività extra didattiche. L'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale a scuola, in tutte le scuole, a partire dalle scuole secondarie fino ad arrivare all'università, come antidoto, come strumento per lottare concretamente contro le fragilità, contro i disagi minorili e che si accompagna all'istituzione in maniera strutturale dello psicologo, a scuola come all'università. E infine una sensibile riduzione del numero di studenti per classe per migliorare la qualità della formazione e il lavoro dei nostri insegnanti e affinché i presidi scolastici non si perdano proprio laddove sono più necessari. È ovviamente una lotta a quello che è il dimensionamento scolastico. Voglio scendere nel dettaglio di queste tre proposte molto brevemente. La dote educativa, come vi dicevo prima, si istituisce con una card personale che viene affidata per ogni figlio alle famiglie e consiste in 500 euro ogni anno da spendere per tutti i nuclei familiari con ISEE non superiore a 45.000 euro. Ma in questa stessa proposta di legge noi prevediamo l'istituzione del tempo pieno al fine di garantire alle alunne e agli alunni della scuola primaria, nonché alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di primo grado che non sono contemplati dal PNRR anche il tempo pieno, con un fondo strutturale che abbia una dotazione di 500 milioni di euro che si aggiungono ai 960 milioni già previsti dal PNRR. Il tempo pieno serve a garantire ai nostri studenti, alle nostre studentesse e alle famiglie la possibilità di restare a scuola svolgendo tutta una serie di attività extradidattiche. Questo si traduce anche nella presenza delle mense scolastiche, nell'offerta sportiva e nell'offerta culturale più strutturata per i nostri giovani. E poi le comunità educanti, che sono l'altro strumento che vuole rafforzare il ruolo della scuola all'interno dei nostri territori, come presidio di socialità, come presidio di formazione, come presidio di legalità. Comunità educanti che sono state istituite, lo voglio ricordare, nel 2020, durante il governo Conte II, con i patti educativi, e che noi vogliamo andare a rafforzare istituendo anche qui un fondo con una dotazione complessiva di 30 milioni di euro, 10 per il 2023, 20 milioni a decorrere dal 2024. Con questo fondo che cosa vogliamo fare? Vogliamo finanziare i comuni affinché garantiscano la creazione di patti, di protocolli, di accordi tra la scuola e tutti gli altri soggetti che popolano una comunità, un territorio. Parliamo delle organizzazioni di volontariato e in generale del terzo settore, parliamo dei professionisti, delle aziende, delle famiglie, affinché tutti insieme elaborino una proposta educativa e formativa anche extrascolastica che aiuti per esempio le famiglie, anche i genitori che lavorano a fare in modo che i propri figli possano frequentare la scuola anche oltre l'orario normale, non come parcheggio ma come luogo dove si formano a 360 gradi. E questo noi crediamo sia uno degli strumenti principali di lotta alla dispersione scolastica. E infine, come quella che è la riduzione degli alunni per classe per garantire una migliore qualità della didattica, facendo in modo che il numero degli studenti non superi i 22 a classe, levabile a 23 se c'è una persona che ha disabilità, e con non più di 20 alunni nel caso in cui ci siano più persone con disabilità. E infine la proposta contro il dimensionamento scolastico, cioè contro questa riorganizzazione della rete scolastica che di fatto taglia il numero delle scuole,
che per noi significa invece fissare per le scuole che si trovano, diciamo, nelle città metropolitane e urbane, mettere un limite di 500 studenti per avere un dirigente scolastico nelle aree interne e periferiche, che sono quelle più fragili, abbassare questo limite a 300 unità. Chiudo sull'educazione affettiva e sessuale con dei dati che riteniamo molto importanti, perché un'indagine nazionale svolta dal Ministero della Salute nel 2019 ci dice che in un contesto in cui l'educazione sessuale è assente, frammentaria e approssimativa, l'89% dei ragazzi e l'84% delle ragazze è costretta ad informarsi tramite internet. L'analisi dei risultati dei paesi che in Europa hanno adottato l'insegnamento dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole ci dicono che diminuiscono le gravidanze e gli aborti negli adolescenti, diminuiscono le infezioni da HIV e a trasmissione sessuale tra i giovani tra i 15 e i 24 anni, diminuiscono gli abusi sessuali e gli episodi di omofobia. Quindi questa è la strada che il Movimento 5 Stelle ritiene sia opportuna da perseguire se vogliamo aiutare le famiglie sul caro libri e sul caro vita, se vogliamo riportare gli studenti e le studentesse al centro degli investimenti sull'istruzione, se vogliamo concretamente lottare contro il bullismo, contro le fragilità e i disagi dei nostri giovani. Grazie. Intanto buongiorno a tutti. Io tenterò di rendere complementare il mio intervento rispetto a quelli dei colleghi Caso e Orrico per esprimere alcuni principi. Uno, da una parte la preoccupazione che abbiamo rispetto ad alcune manovre che il governo si appresta a varare. Penso ad esempio, come ricordava prima Anna Laura, il ridimensionamento della rete scolastica, che sta in questo momento esprimendo numeri decisamente preoccupanti. Parliamo nel prossimo futuro di una forte contrazione degli istituti scolastici, una forte riduzione dei dirigenti scolastici. Gli studi più accreditati in questo settore stanno raccontando di contrazioni di alcune regioni che vanno attorno al 26%, penso alla Basilicata, ma penso ad altre regioni come la Campania, la Sardegna, in cui andiamo incontro a una contrazione del 18-19% di istituti scolastici. Allora questo credo ci debba fortemente preoccupare, che ne dica il ministro Valditara, che un po' gioca sul fatto che se un istituto scolastico che ha più sedi verrà accorpato in una sola, rimane l'istituto scolastico, ma è evidente che questo va a diventare un problema per la formazione degli studenti, così come ci preoccupa fortemente il tema dell'autonomia differenziata rapportato, declinato al tema della scuola, perché è oggettivo che già oggi c'è una forte discrasia tra la scuola del sud e la scuola del nord per quanto riguarda ad esempio la possibilità di accedere al tempo pieno, per quanto riguarda la possibilità di avere o non avere un servizio mensa a scuola, per il fatto di avere o non avere strutture, infrastrutture per poter fare attività fisica all'interno della scuola. E questa differenza è evidente che dal nostro punto di vista vada ridotta e non ampliata. Ed è chiaro che l'autonomia differenziata va in tutt'altra direzione. Non possiamo concepire che in Italia possano arrivare ad esistere 20 sistemi di scuola differente, perché è chiaro che le differenze che oggi abbiamo vanno ridotte e non implementate. Vorrei dire però, e questo mi fa piacere dirlo, perché siamo sempre anche proposta, ed è un elemento molto importante, quelle che ricordavo oggi Anna Laura sono secondo me un tema fondamentale. A queste ne aggiungo una, che è un disegno di legge che abbiamo già presentato ed è depositato in Commissione Cultura al Senato, che è il progetto sugli asili musicali, che è un progetto che non solo raccontiamo di voler fare, ma che il Movimento 5 Stelle ha già realizzato, primo caso in Italia nel comune di Genova, pur essendo in quel caso forza di minoranza, dove da 3 anni ci sono 3 asili che hanno indirizzo musicale, e sono un'esperienza bellissima, perché è il primo caso in Italia che riprende un po' il caso di Berlino, dove il maestro Daniel Barenboim va a fare lezione ai bambini dell'asilo, e i bambini dell'asilo interagiscono con musicisti di questo livello, non perché il nostro intento è quello di creare dei musicisti professionisti del futuro, ma perché pensiamo che questo sia un progetto sociale molto importante, perché avvicinare i bambini, stiamo parlando in questo caso di 3-6 anni, ma noi pensiamo si possa estendere anche alla fascia 0-3, perché ci sono molti metodi di insegnamento che interagiscono
anche in quella fascia d'età e che portano evidenti vantaggi dal punto di vista anche scientifico, penso all'apprendimento cognitivo che molti studi scientifici rilevano essere particolarmente sviluppato se si avvicinano i bambini all'arte, alla cultura e alla bellezza, ma ripeto, è un progetto principalmente sociale per quanto ci riguarda, perché siamo fortemente convinti che un certo tipo di degrado e di distorsione che oggi vive la nostra società sia si possa sconfiggere proprio avvicinando fin da piccoli i bimbi all'arte, alla cultura e alla bellezza. Quindi ripeto, questa è una proposta alla quale io poi in particolar modo, ma tutto il Movimento 5 Stelle tiene molto, e che ripeto non è un progetto musicale ma un grosso progetto sociale di cui siamo orgogliosi e porteremo avanti con forza e determinazione. Grazie. Grazie anche da parte mia per essere qui. Ringrazio ovviamente gli amici che hanno parlato e quelli che sono presenti, che hanno contribuito tutti insieme a elaborare queste proposte. Il Movimento oggi vuole puntare, il Movimento 5 Stelle vuole puntare il faro sulle vere emergenze del Paese, sul caro vita che il Governo non vede, perché adesso non ci sfugge che si sta creando un fenomeno di distrazione, mentre Meloni è impegnata a inventare e costruire nuovi slogan, nuovi bluff per nascondere il disastro sull'immigrazione. Noi però non possiamo distrarci dal fatto che ci sono famiglie che si aspettavano 1.000 euro con un click che fosse risolutivo dei loro problemi, e invece oggi devono scegliere, abbandonati dal governo, se mettere benzina in macchina, comprare libri di testo, fare la spesa. Si avvicina a un supermercato, l'olio è aumentato del 37%, i mutui, e sono molte le famiglie esposte col sistema bancario, sono arrivate a più 75%. Ecco, a noi questa realtà non sfugge perché parliamo quotidianamente con famiglie, abbiamo noi stessi famiglie. Ed è in questo clima, non ci sfugge neppure, per tornare anche al tema specifico di questa conferenza stampa, che la Presidente del Consiglio ha stanziato 1 euro per il caro libri. Per assoutenti, se guardiamo diari, astucci vari, libri, dotazioni scolastiche, la spesa arriva a superare i 1.200 euro l'anno. Per studente, attenzione. Il business dei libri da solo vale 1 miliardo di euro e ci sono rincari che sono più 8, più 10%, quindi l'inflazione colpisce anche lì e il caro vita colpisce anche lì. Di fronte a tutto questo, silenzio assordante del governo. E allora è un governo che parla tanto, è un governo che comunica in modo furbo, è un governo che addirittura ridenomina i ministeri inserendo formule molto suggestive, merito, ma sono tutte comunicazioni che lasciano il tempo che trovano. Questo governo deve risolvere i problemi, deve smetterla di far comunicati, video splendidi, video in cui abbiamo, a partire dal presidente Meloni, atteggiamenti decisionisti, risolutivi, batte il pugno sul tavolo, fa cadere i cartellini, ma non ottiene nulla, perché col cartellino che è caduto non risolviamo nulla. Non è una misura risolutiva di quello che è il disagio vero delle famiglie italiane. Ecco perché le nostre proposte, non le sto a riassumere, le abbiamo ascoltate, ma ad esempio è assolutamente urgente questa carta elettronica personale, 500 euro. 500 euro studente, commisurati a una famiglia che non supera una certa soglia ISEE, quindi ormai parliamo di un ceto medio impoverito. Guardate che 45.000 euro soglia ISEE non è proprio bassissima, però ditemi oggi, parlando anche voi, avete l'esperienza, lo dico anche a voi giornalisti, avete esperienza personale, familiare, immagino, di conoscenti, eccetera, ditemi una famiglia che sulla base delle statistiche dell'Istat sarebbe inserita nel ceto medio, che oggi non ha difficoltà anche a queste spese assolutamente vitali e necessarie. Quindi noi chiediamo al governo, Presidente Meloni, Ministro Lollobrigida, risparmiateci
i vostri sermoni sulla natalità. Risparmiateci anche le stupidaggini sulla sostituzione etnica. Cercate di portarci misure concrete e soprattutto, quando nella confusione di idee che avete non sapete che pesci prendere in Europa, almeno cerchiamo di concentrarci ed evitare un indirizzo, di seguire un indirizzo che non vi permetteremo mai di realizzare. Noi non vogliamo lo scorporo per quanto riguarda i bilanci delle spese militari e per la difesa. Noi vogliamo lo scorporo delle spese sull'istruzione. Vogliamo scorporo delle spese che possiamo individuare e definire riguardanti la sanità. Sono questi gli investimenti che vogliamo siano scorporati. Allora lo dico anche ai ministri Valditara e Schillaci. Loro sono tecnici, quindi per definizione sappiamo come vanno le cose, no? Hanno più difficoltà a farsi sentire. Ma lì voi state a rappresentare degli obiettivi politici che con responsabilità dovete portare avanti. Fatevi valere rispetto a Crosetto e a Meloni. Non state lì ad accontentare il Presidente del Consiglio di turno. Vi dovete far sentire, perché sennò altrimenti questo disastro ricadrà sulla vostra responsabilità e sarà infamante, oltre che su tutto il Governo. Non vi sto a ricordare che nel Conte 2, nel momento di massima difficoltà, e veniamo anche alla realizzabilità di questi indirizzi, perché poi ti dicono ma non ci sono prospettive di bilancio favorevoli, le devi creare. Noi le abbiamo create nel momento di massima difficoltà, quando dovevamo rimanere sopraffatti da una pandemia che non ci dava nessun margine. E allora ci siamo inventati e abbiamo costruito addirittura abbiamo raggiunto il 4% del PIL per gli investimenti nella istruzione, cosa che non è mai successo. Allora io dico, l'abbiamo fatto nel momento di massima difficoltà economica, non riusciamo a farlo adesso che siamo usciti da quella massima difficoltà. Il problema è che se non hai visione, oltre che coraggio, tu manco se arriva una prospettiva più favorevole, una congiuntura economica più favorevole, abbraccerai questa possibilità. E attenzione, 4% di investimenti nella spesa in istruzione rispetto al PIL ci tiene sempre al di sotto della media europea, una media europea che è 4,8%. Cioè attenzione, non ci illudiamo, noi investiamo sempre proporzionalmente meno che la Francia, la Spagna e la Germania stessa. Allora, cerchiamo di pungolare il governo, cerchiamo di chiamarli a responsabilità, perché i tagli che stanno facendo sotto i nostri occhi sono tagli che lasceranno delle ferite non rimarginabili. Quando loro parlano di rimodulazione del PNRR e ci illudono che troveranno poi comunque altrove quei fondi, noi siamo consapevoli che lì si taglia, quando si taglia per esempio il piano dei 16 miliardi per quanto riguarda il definanziamento per riqualificazione delle periferie, ebbene noi stiamo parlando di abbandono, frustrazione, violenza delle tante Caivano, dove non risolvi il problema facendo un blitz quotidiano, perché a Caivano, dopo che hai fatto il blitz in una giornata con tutte le forze dell'ordine, il giorno dopo riprende tutto come prima. Quindi non è con blitz che hanno un'efficacia comunicativa che dura lo spazio di una giornata che si risolve il problema. Si risolve il problema investendo nella scuola, si risolve il problema creando comunità educanti, prolungando l'orario scolastico, cercando di coinvolgere tutte le associazioni che abbiano un ruolo educativo, le comunità, gli stessi genitori in un progetto che possa offrire un aggancio ai giovani, un contesto reale di vita che sia scolastica, culturale ed extrascolastica. Detto questo, mi permetto di concludere, poi lasciamo a voi le domande, dicendo che dobbiamo quindi contrastare il definanziamento che è stato fatto del Fondo per la morosità incolpevole e il Fondo Affitti, e dobbiamo anche vigilare sull'immobilismo che abbiamo per quanto riguarda gli affitti universitari. Sono tutti progetti che abbiamo inserito nel PNRR. Cosa sta succedendo? Siccome il governo non riesce a tenere dietro al cronoprogramma
che ci chiedeva l'Europa, molto serrato, che era stato definito. Siccome si sono persi, ovviamente, parliamo sempre di merito, hanno spostato la cabina di regia dal MEF a Chigi, perché si sono inventati che a Chigi dovevano lì per lì costruire una nuova struttura, una nuova cabina di regia, non andava bene quella già insediata al MEF, che notoriamente è il ministero più strutturato, perché a Chigi non c'è struttura adeguata, quindi hanno dovuto inventare, hanno perso tempo. Allora che cosa si fa? Si accumulano ritardi per quanto riguarda visione, per quanto riguarda merito, capacità operativa, e poi si tagliano tanti fondi, questi qui di cui stiamo parlando, che sembrano indolori, quelli meno visibili, quelli che sembrano avere una minore, almeno nell'impatto immediato, una minore incidenza, ma sono tagli dolorosissimi, perché, ripeto, vuol dire che non hai visione, non hai coraggio. Quindi allora lanciamo infine un messaggio al governo: non tagliate i fondi per le periferie, non tagliate i fondi per l'istruzione per i giovani studenti, anche perché se è vero che la Meloni teneva, quando ci ha prospettato quel discorso sulla fiducia, sull'underdog in cerca di riscatto, la scuola ancora oggi rimane un luogo dove poter realizzare un riscatto. Il riscatto passa da lì, passa da un percorso di vita sociale e culturale che si rafforza nel percorso scolastico. E quindi, piuttosto che parlare improvvidamente di merito, cerchiamo di costruire dei percorsi in cui tutti abbiano la chance di migliorare la propria condizione di vita, familiare e sociale, dal riscatto culturale. E perché l'altro giorno mi ha colpito molto quello che ha detto la Meloni. Per una volta mi sono trovato d'accordo con lei. No, qualche altra volta è capitato, però capita molto raramente quando lei si esprime. Quando ha detto in TV: l'Italia è un paese, cito letteralmente, in cui la famiglia dalla quale provieni vale più di quello che dimostri. E proprio questo è il problema. Possiamo essere d'accordo. Ma per superare questo, il governo che sta facendo? Se pensi questo, però, anziché assegnare ministeri posti di potere apparenti e congiunti, ti impegni ad aiutare i ragazzi, ti impegni a creare condizioni, a investire nella scuola per realizzare i presupposti, perché ci siano questi percorsi di crescita personale, culturale e quindi una formazione adeguata. Grazie. Domande, via. Mi volete chiedere sulla scuola cosa? Un attimo, stanno. Bisogna avvicinarsi. Ma c'è timidezza o non avete domande? Stiamo dando noi il via, Ah, manca un microfono. Volete venire qui a fare domanda qui? Presidente, se vuole, intanto posso iniziare. Presidente, le volevo dirle, lei prima ha fatto cenno in un passaggio, no? Le misure sulla scuola devono essere anche... Alle misure sulla scuola devono essere realizzabili, ok? Ha fatto questa espressione. Per essere più realizzabili le vostre proposte, forse in un asse di centrosinistra con altri partiti sarebbe più facile proporle al governo. Ma quanto è difficile farlo in questo momento, dopo che il PD in queste ore l'ha accusata di parlare come la Meloni? Grazie. Guardate, a me la polemica politica non mi appassiona. Quindi quando mi dite il PD mi ha accusato, non mi sento accusato di nulla, io parlo come la Meloni. Mi avete ascoltato sull'immigrazione? A parte che ho detto una terza via, cosa ho a che fare io con un governo che fa propaganda sull'immigrazione? Mi avete visto fare propaganda sull'immigrazione? Io quando ho iniziato a governare, anche in un momento, un contesto politico difficile, non ce lo nascondiamo, c'era la Lega di Salvini che sull'immigrazione continua ancora oggi a fare propaganda. Io ho iniziato, me lo sono scritto da subito, ovviamente consultandomi con Espressi, un programma
per una strategia sull'immigrazione, subito, appena mi sono insediato, sapendo che era una delle questioni più delicate per il nostro paese e più irrisolte. Il programma ha definito con 6 premesse e 10 obiettivi, l'ho portato al primo Consiglio europeo e da lì ho impostato una strategia con gli altri paesi. Quindi al di là della propaganda che veniva fatta da chi è bravissimo a farla e parlava ai mass media continuamente, io ho lavorato in Europa offrendo una serie di proposte e cercando di conquistare fiducia e credibilità. Al punto, ricordo, che se abbiamo ottenuto sempre la redistribuzione per ogni sbarco, non è stato perché c'era il ministro Salvini, che su 7-8 riunioni dei ministri degli interni europei non c'è mai, credo che sia andato solo una volta, ricordo a memoria. Se fossero 2 volte su 7-8, il ministro Salvini mi scuserà, non voglio essere impreciso. Va bene? Abbiamo ottenuto la redistribuzione sempre perché mi sono posto e ci siamo posti come governo complessivamente, al di là delle strombazzate propagandistiche, perché con credibilità abbiamo lavorato sempre sotto traccia. Mi sono passato interi fini settimana a chiamare direttamente i leader politici, i miei omologhi, aiutato anche dal mio staff, non sapete quante volte, ogni volta per ottenere. Qui c'era chi diceva questi non scendono dalla nave, e c'era chi invece lavorava per una redistribuzione europea, ed ero io. Va bene, quindi non ho mai affrontato questo tema, quindi è inutile che ci mettiamo a far polemica politica. Il PD ha tutta la possibilità, non mi sembra che mancano spazi, che non sia ascoltato e non possa essere ascoltato dai mass media per declinare meglio la sua proposta. Ma posso io dire, non avendo nulla a che fare con questa destra che parla di blocco sociale, che prende in giro gli italiani, che va in modo maldestro, ho parlato di goffaggine diplomatica, perché era chiaro che quell'accordo con la Tunisia non potesse funzionare per come era costruito, per come era strombazzato mediaticamente. Io ho lavorato con la Tunisia affari spenti, non sapete quante volte mi sono sentito il primo ministro Youssef Chayed, ma secondo voi lo mettevo in difficoltà con questo paese? Secondo voi andavo lì e facevo comunicazioni che avrebbero avuto un ritorno immediato negativo di fronte alla sua popolazione? Devi saper parlare, devi saper costruire un percorso reale di collaborazione, perché solo dopo viene il rafforzamento dei rimpatri, solo dopo viene un clima di fiducia reciproca e tutti quanti ovviamente si può lavorare a un obiettivo comune. Ma non ti puoi presentare con la von der Leyen, con Rutte, con i riflettori europei 3, 4, 5 volte in un mese e porti 200 milioni e pensi che siano risolutivi perché li consideri ovviamente alla canna del gas. Non vai da nessuna parte, era difficile capirlo. Per me, lo dico senza falsa modestia, no, perché una certa esperienza sul piano della politica internazionale, ho 3 anni di governo alle spalle, chiaro? Quindi il PD non deve far polemica, non si sente, posso dirlo però che noi non siamo d'accordo sullo Ius Soli, che per noi, perché vedete qual è il tema? Voi parlate sempre opposizione, volete sempre questo cartello elettorale. Noi cartelli elettorali non ne faremo mai. Noi possiamo coltivare un percorso di dialogo leale e franco con le forze progressiste, ma dobbiamo chiarirci oggi. Se putacaso domani fossimo chiamati a una responsabilità di governo, come e quando sarà? Lo devo chiarire oggi all'elettorato e al PD che noi lo Ius Soli non lo facciamo. Noi facciamo lo Ius Scholae. Perché lo Ius Scholae ha senso, riconosce la cittadinanza a chi ha fatto un percorso educativo, un ciclo scolastico. Lo Ius Soli, se si va a coniugare, lo ripeto ancora una volta, a tutto il mondo del PD, quindi così discuteremo di cose concrete e non di polemiche, se si va a coniugare al nostro sistema, che è basato sullo Ius Sanguinis, di derivazione latina, noi abbiamo un'alterazione completa, siamo un paese di transito. Molto spesso noi abbiamo, quest'anno avremo 200.000 migranti. Signori, è una cosa veramente incredibile. Quello che probabilmente ci salverà è che molti di questi vanno e affrontano i movimenti secondari. E molti di questi, quindi, per noi è un paese di per loro è un paese di transito l'Italia. Diciamoci le cose come stanno. Secondo voi col fatto, l'occasione di passare sul nostro paese
e di che la gravidanza si concluda con il nostro paese, può essere l'occasione per avere una cittadinanza, però che domani mattina in Germania, in Svezia e in Francia ha senso? Ci sono dei paesi che costruiscono l'acquisto della cittadinanza sullo ius soli, gli Stati Uniti, ma è imperniato su quel sistema, ma se tu coniughi ius sanguinis e ius soli diventa ingestibile cosa. Possiamo affrontare temi concreti? Possiamo dirlo? O dobbiamo rinunciare a chiarire perché sul fronte dell'immigrazione non si può parlare? Posso dire che la nostra è una terza via? Non abbiamo nulla a che fare con questa propaganda fallimentare, peraltro di destra, questi bluff non li abbiamo mai fatti, questi bluff comunicativi, ma posso anche dire che ci sono dei motivi di differenziazione rispetto al PD, o comunque il PD si chiarisse quali sono la loro posizione. Non si sentono, diciamo, riassunti nella formula di un'accoglienza, come dire, indiscriminata? Ma in passato mi è sembrato che sia stata questa la declinazione dei governi loro. Se non è così, ce lo chiariscano, è un'occasione per chiarirlo pubblicamente. Ma ai cittadini noi dobbiamo offrire soluzioni. Quindi quando io dico che non li prendo in giro perché il blocco navale è realizzabile, ma bisogna lavorare con serietà nei paesi di origine o di transito, con fatica per contenere i flussi migratori, perché sennò rimarremmo sopraffatti, rispettando, quindi nessuno si permetta di schiacciarmi su questa propaganda di destra, perché noi partiamo sempre dal principio del rispetto, della dignità di ogni essere umano, dalla tutela dei diritti fondamentali anche dei migranti, ci mancherebbe, di ogni essere umano. E non, io non mi sono mai permesso in campagna elettorale di fare quello che ha fatto Giorgia Meloni. Ve lo ricordate quel video? Su quello stupro di Piacenza? Quella donna nei vicoli storici che fu assalita da un immigrato? Lei postò il video, lei donna, postò il video e non solo, fece sentire anche l'audio. Quella donna si sentì riconosciuta, pur di prendere qualche voto. Questo significa strumentalizzare questo tema, vergognosamente, tu che sei donna. Avete mai visto che posto qualche, ho mai postato qualche video su qualche migrante che delinque? E allora come vi permettete di paragonarmi a questa destra? Ho mai chiesto voti in questo modo, però la sinistra chiarisca quali sono le sue reali proposte, perché questo non è un paese che può accogliere tutti. Certo, se arrivano dobbiamo assolutamente prima soccorrerli e poi accoglierli dignitosamente, ma se ci arrivano 200.000 immigrati all'anno, il PD che cosa propone? Ce lo dica, senza far polemiche. Prego, altra domanda. Allora, Presidente, questa mattina si sta parlando di diritto all'istruzione, diritto allo studio, ho appena citato anche i diritti umani delle persone, tre diritti che sono stati tutti e tre limitati ad un... Il secondo qual è? Diritto allo studio. Diritto allo studio, diritto all'istruzione, ha parlato poc'anzi, sì, di diritto umani. Tre diritti che sono tutti limitati per un studente italiano, precisamente italo-palestinese, che da più di 20 giorni sta... In un carcere israeliano senza capi di accusa. Ecco, sto parlando di Khaled El-Kaisi, le chiedo se il Movimento 5 Stelle vuole e sta portando avanti delle iniziative per fare pressione alla Farnesina, al governo, perché comunque è una cosa che... Assolutamente non trascureremo di seguire anche questo caso, come tanti altri casi in cui riteniamo o comunque non ci vengono offerte necessarie garanzie di protezione della persona e dei diritti fondamentali. Quindi se stanno occupando anche i colleghi per quanto riguarda che seguono la politica estera europea, ma ci sono anch'io e saremo ancora più, ci faremo sentire ancora in modo ancora più forte. Altre domande? Prego. Stamattina in un'intervista Carlo Calenda ha proposto a lei e alla segretaria Schlein di lavorare insieme sulle riforme, proponendo anche il cancellierato alla tedesca. Cosa pensa nel merito e nel metodo? Guardi, la nostra posizione l'abbiamo chiarita subito, perché è una posizione che abbiamo già da tempo maturato,
per quanto riguarda la prospettiva di riforma costituzionale, e l'abbiamo esplicitata in modo molto chiaro anche quando c'è stato il passaggio di confronto col Presidente Meloni. Noi muoviamo da una diagnosi chirurgica puntuale di ciò che non funziona nell'attuale assetto costituzionale. Quindi non partiamo dal presupposto che dobbiamo realizzare un progetto alternativo, non partiamo dal presupposto che dobbiamo affidarci all'avventurismo costituzionale e creare un pasticcio costituzionale. Cos'è che non funziona? Qui c'è un equivoco di fondo, attenzione. Qui c'è la convinzione che quel che non funziona è che il governo non è sufficientemente forte, ma è sbagliato. Il problema è la durata dei governi, che è una cosa diversa dall'efficacia del governo di turno. Paradossalmente noi abbiamo un Parlamento molto debole, pur in un sistema parlamentare, perché è non solo complice le situazioni di emergenza, ma ormai nel corso del tempo con la decretazione d'urgenza i governi di turno, tutti i governi, anzi questo qui stai esagerando, perché siamo credo a un ritmo di conversione di 4 decreti legge al mese, quindi sta stabilendo tutti i record, non vorrei sbagliarmi, ma abbiamo un ritmo veramente intenso, eppure non siamo in emergenza pandemia, siamo usciti da quella energetica che ha affrontato Draghi, quindi attenzione. Il problema non è che il governo non è in condizione di esprimere un'iniziativa politica, esprimere e realizzare un indirizzo. Addirittura sul piano legislativo ormai è diventato in posizione di supremazia, ha alterato l'equilibrio costituzionale, in posizione di supremazia rispetto al Parlamento. Qual è allora il problema? La durata. Che cosa diversa? Ci alterniamo vari governi che hanno breve durata e questo sicuramente offre, ci pone una condizione di svantaggio competitivo rispetto ad altri ordinamenti. Quando ci confrontiamo con gli altri leader non riusciamo a costruire un percorso, perché anche gli altri leader probabilmente mentalmente pensano: non sappiamo se Conte dopodomani ci sarà ancora, non sappiamo se Meloni ci sarà ancora e via discorrendo. Allora, se questo è l'aspetto, oltre a qualche altro, bisogna lavorare e intervenire chirurgicamente per sopperire a questa disfunzionalità. E sicuramente la sfiducia costruttiva è la chiave di volta. In più, bisogna rafforzare più che il governo in sé, questo sì, il Presidente del Consiglio, il quale nell'attuale assetto non è in condizione, di fronte a un ministro che per esempio non si rivela all'altezza del suo ruolo, non è in condizione di rimuoverlo. E questa è una grossa disfunzione. Si può rimuovere un sottosegretario, ma non il ministro. Allora basta intervenire su questi due aspetti fondamentalmente, oltre che poi possiamo lavorare su qualche altro aspetto per rendere di minore impatto, per rendere più funzionale, più performante l'intero assetto costituzionale, senza stravolgerlo, per ottenere ottimi risultati. Invece questo governo che sta facendo? Per la questione dell'uomo solo al comando, per la questione ideologica, per la questione vogliono affidare il tutto a uno stravolgimento costituzionale. Sono convinti che l'elezione diretta del premier, quindi non il presidenzialismo o semipresidenzialismo, parliamo di premierato, che non esiste nelle democrazie avanzate, dove l'hanno realizzato ha fatto disastri. Sono convinti che questa sia la soluzione. Peraltro, ma lo dico, mi appello al buon senso di tutti i presenti, ma secondo voi il fatto che uno venga eletto ci garantisce stabilità? Se inizia a far disastri, dopo un mese cade in disgrazia. Poi che facciamo? Vediamo i sondaggi che sta al 10, al 20, al 15%? E questo ci garantisce la stabilità del sistema? E non solo, per garantire, una volta l'elezione diretta, per garantire la stabilità del governo, vogliono creare un meccanismo di decadenza anche del Parlamento collegato, in modo che si crea un premierato fortissimo, un Parlamento completamente esautorato, sotto ricatto, se va a casa il premier, vanno a casa tutti i parlamentari, ovviamente le prerogative del capo dello Stato, che è l'organo in Italia che funziona,
verrebbero dimezzate quantomeno. E secondo voi noi possiamo sederci a un tavolo con chi propone un avventurismo del genere? Cioè non solo stanno facendo danni per quanto riguarda tutte le soluzioni di merito, per quanto riguarda riforme, interventi assolutamente necessari per superare le difficoltà di famiglie e imprese, adesso ci sediamo, facciamo finta di nulla, ci diamo un tavolo e accettiamo di discutere del premierato. È ovvio che non sarà possibile. Detto questo, sicuramente queste nostre proposte siamo lieti di discutere, le abbiamo già prospettato alla Meloni e le possiamo discutere anche con le altre forze di opposizione, senza problemi. Basta così? Bassissimo, non scendiamo troppo perché poi... No, non troppo basso, abbastanza. E sulla vostra agenda di oggi, chi di voi incontra Conte, a che Grillo, a che ora, dove, cosa vi direte, con quale clima? La privacy, scusa, che vuole, ma le porto l'agenda di allora, tutti, la domanda dico, è, ma che domanda il fondatore del Movimento 5 Stelle, il presidente del Movimento 5 Stelle oggi si incontrano, questa è una domanda istituzionale, e poi il fondatore del Movimento 5 Stelle ci siamo già sentiti ieri a Lampedusa e ci vedremo prima che parte, certo che ci vedremo, lo sapevo che veniva, se vi interessa i dettagli, ci siamo sentiti prima, ci siamo sentiti ancora questa mattina. A che ora non glielo dico, perché non voglio che lei si presenti lì, voglio salvaguardare il suo tempo libero. Grazie. E i parlamentari? Sì, alcuni lo stanno incontrando, certo. Però avvertitelo perché sennò ci rimane male, vi prego, lo dico ai parlamentari. Grazie. Ancora. De Cicco. Funziona, sì. Sul PD. No. Repubblica. Volevo solo le vorrei chiedere di essere un po' più specifico sul cancellierato, cioè sì. Cancellierato sì o no come discussione, perché le obiezioni che faceva cioè sul rafforzamento alcuni elementi del sistema tedesco ci vanno bene, però ripeto, la veniva citato anche nel vostro programma elettorale, diciamo, sì, come esempio. Però guardi, la nostra posizione in un contesto molto difficile in cui non sarà facile poter dialogare, no? Perché non mi sembra che si parta da presupposti condivisi, a quel punto lì è cerchiamo di intervenire chirurgicamente, più che trapiantare un altro sistema, cerchiamo di intervenire chirurgicamente e mi va bene ovviamente, anzi è necessaria per noi la riforma anche della legge elettorale, lo abbiamo sostenuto nella nostra campagna elettorale proporzionale con la soglia di sbarramento adeguata, quindi noi ci siamo su un pezzo che stiamo chiedendo la riforma della legge elettorale in senso proporzionale con una soglia di sbarramento adeguata per evitare la frammentazione del quadro politico. Il tema è, non vogliamo trapiantare un nuovo sistema, perché se ci mettiamo a trapiantare un altro sistema, poi chi parla di presidenzialismo, chi semipresidenzialismo, chi parla di cancellerato e via discorrendo. E attenzione, quando parliamo di presidenzialismo, ci sono tante varianti tra presidenzialismo e semipresidenzialismo, francese, derivazioni varie, eccetera. Per noi è più sano che questo dialogo parta da quella che quelle che diciamo sono le riscontrate patologie e che si intervenga in un assetto costituzionale che secondo noi non va stravolto, in modo chirurgico per migliorare quegli aspetti fondamentali. Con la sfiducia costruttiva, Renzi, una crisi al buio in piena pandemia dai responsabili, non l'avrebbe potuta fare, ma non ce l'ho con Renzi. Renzi fa il suo lavoro di guastatore, ovviamente di avventuriero politico, però non dobbiamo permettere che possa risuccedere che un pugno di voti siano utilizzati in questo modo, senza poterne rispondere poi al Paese. E addirittura provocando diciamo, delle fratture, dei traumi al sistema politico. E così per quanto riguarda gli altri aspetti. Oggi un Presidente del Consiglio che parte con un Ministro non lo può rimuovere, anche se il Ministro non va bene. Le segreterie sono di solito dei partiti, non riescono a farlo e a quel punto lì ci ritroviamo... Oggi la Meloni deve chiedere la cortesia alla Santanchè, anche alla luce dei fatti sopravvenuti, spero che lo stia facendo per dignità e decoro delle istituzioni. Ma in questo momento tecnicamente non può pretendere
le dimissioni dalla Santanchè. E questo è uno sconcio a livello europeo. Va bene? Poi sarà anche avvantaggiato il fatto che è il leader del suo partito. Spero che si faccia sentire, perché non possiamo proseguire oltre in questa, in questo vulnus istituzionale. Avevano detto Canettieri, avevano detto che era l'ultimo. Solo sì o no, volevo sapere, buongiorno Presidente, se il Movimento 5 Stelle farà ancora parte della famiglia dei Verdi, cioè farà parte, senza ancora, della famiglia dei Verdi alle, in vista delle prossime europee. Grazie. Non farà, appunto, se è corretto, perché non ne facciamo parte. C'è un dialogo con loro, sono stati vari incontri e stiamo valutando il reciproco interesse. Certo, lo dico pubblicamente, non vi sfuggirà che la nostra posizione sulla guerra, che riteniamo una posizione che, come dire, ha visto giusto in tempi non sospetti, ben prima che si arrivasse a questa situazione, adesso molti se ne stanno rendendo conto, addirittura c'è stata una dichiarazione da parte della Polonia che non invierà più armi, noi eravamo quelli che anticipavano delle idee e addirittura ci hanno accusato di minare la credibilità dell'Italia all'interno dell'Alleanza Atlantica per le nostre posizioni, ci hanno accusato di essere filoputiniani, tutte stupidaggini inenarrabili dette nel dibattito politico. Quelle nostre idee evidentemente adesso da molti vengono ritenute assolutamente ragionevoli, fondate, anzi verificate nei fatti, e noi su questo tema, per esempio, questo è un tema grosso con i Verdi su cui ci stiamo confrontando, quindi vedremo l'esito di questo dialogo. Grazie.